E per cominciare oggi al mio fianco c'è il dottor commercialista Nicola Forte. Ben ritrovato Nicola, perché insomma tu sei conosciuto dal nostro pubblico, sei già stato da noi. Allora, il tema che oggi affronteremo è un tema molto delicato ma anche molto sentito. Sono convinta che i nostri telespettatori saranno particolarmente interessati. Parleremo infatti di tassazione sulle pensioni per gli italiani ovviamente che vivono all'estero. Allora, un tema che tra l'altro ci è stato suggerito da una lettera che ci è stata inviata da Aldo dall'Argentina, che ha scritto. Sentite questa lettera. Ciao Monica, mi chiamo Aldo e ti scrivo dall'Argentina. Mi sono trasferito qui assieme a mia moglie ormai 8 anni fa. Sono originario di Udine e ho lavorato tutta la vita come operaio nel settore tessile. Ma dopo la pensione abbiamo deciso di trasferirci dall'altra parte del mondo per avvicinarci a nostro figlio che ha sposato una donna argentina. Vedere il vostro programma tutti i giorni ci fa sentire meno la mancanza della nostra amata Italia. A proposito della pensione, avrei una domanda da fare ai tuoi esperti. Perché mi vengono effettuate le trattenute fiscali in Italia, visto che non vivo più lì? Non potrei ricevere la mia pensione per intero, senza tasse? Grazie di tutto e un saluto al maestro Palatresi. Allora, grazie Aldo dall'Argentina, anzi invito tutti coloro che ci stanno seguendo a scriverci su italiaconvoi@rai.it. Dottor Forte, mi sembra che la domanda del nostro telespettatore sia molto chiara, quindi a lei la parola. Assolutamente. Beh, diamo una buona notizia. La soluzione è positiva nel senso che c'è la possibilità di ricevere la pensione al lordo, quindi senza le ritenute fiscali. Naturalmente non in tutti i casi, ci devono essere delle condizioni, occorre fare una comunicazione all'INPS e quindi la prima indicazione è sì, ma caso per caso, dobbiamo vedere il caso concreto. Allora cerchiamo di capire nel dettaglio come funziona la tassazione delle pensioni italiane per chi ovviamente vive all'estero. Benissimo, allora partiamo da un punto fermo, che partiamo da chi risiede in Italia, è opportuno per fare chiarezza. Si applica un principio molto semplice. Chi è residente anagraficamente in Italia deve pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti, mentre chi risiede stabilmente all'estero, è iscritto all'AIRE, vive all'estero stabilmente, quindi non conta solo la residenza anagrafica, ma occorre soggiornare all'estero per più di 184, 185 giorni l'anno, se l'anno è bisestile, paga le imposte in Italia sui redditi prodotti in Italia. Se le pensioni sono di fonte italiana, provengono dall'Italia, perché come abbiamo sentito dal nostro ascoltatore ha lavorato in Italia, in linea di principio appunto sono tassate nel nostro paese. Ma attenzione, vengono anche tassate nel paese estero, quindi c'è un problema di doppia imposizione. Questo problema di doppia imposizione, di doppia tassazione, può essere risolto con le convenzioni internazionali che appunto hanno questa finalità, evitare la doppia tassazione. Ecco, allora ci spieghi come evitare questa doppia tassazione, quindi ricevere una pensione italiana all'estero però senza ritenute fiscali operate dall'Italia? Beh, allora iniziamo a dire appunto che queste convenzioni sono appunto finalizzate per evitare la doppia imposizione. Nel caso specifico parliamo di una pensione privata. E normalmente appunto le pensioni, questo lo stabiliscono le convenzioni di provenienza dall'Italia e di fonte privata, sono soggette a tassazione proprio per evitare questa duplicazione nel paese in cui si risiede fiscalmente e anagraficamente e si soggiorna. Nel caso specifico il nostro ascoltatore soggiorna, è residente anagraficamente in Argentina, è iscritto all'AIRE e quindi sarà tassato secondo le regole del paese in cui risiede. Chiaramente tutto questo l'INPS non lo sa, gli va comunicato e chiaramente dobbiamo seguire una procedura per chiedere di non operare le ritenute d'acconto. Quindi intanto il soggetto in questione deve essere residente da almeno 6 mesi all'estero e poi deve essere iscritto all'AIRE. Esatto. Però questa possibilità vale indipendentemente dal lavoro che prima si faceva? Beh, noi dobbiamo distinguere le pensioni private dalle cosiddette pensioni pubbliche, nel senso
chi ha lavorato nel pubblico, immaginiamo un comune, una pubblica amministrazione o per lo Stato, allora tendenzialmente la regola è diversa, nel senso che questo tipo di pensioni viene normalmente tassata, assoggettata a tassazione in Italia. Chiaramente anche qui devo andare a verificare i contenuti delle convenzioni, perché in alcuni casi le convenzioni possono prevedere che vengano tassate nello Stato estero. Per esempio, con riferimento all'Argentina, vengono assoggettate a tassazione in Argentina se ho nazionalità nel paese in cui risiedo. Nel caso specifico, la nazionalità, se è italiana e risiede all'estero, invece appunto non troverà applicazione la convenzione. Ecco, da quello però che io riesco a percepire anche dalla lettera di Aldo è che questa tassazione, non detassazione, non avviene automaticamente, cioè bisogna comunque fare una richiesta specifica, immagino, all'INPS. Assolutamente, perché l'INPS non sa in automatico, non conosce, non sa se mi trovo in queste condizioni, quindi mi devo attivare, devo farmi parte diligente, posso andare sul sito dell'INPS, scaricare un apposito modello, fare appunto una richiesta dichiarando di trovarmi in queste condizioni, di essere iscritta all'AIRE, di soggiornare stabilmente in Argentina, perché l'AIRE è solo un fatto, diciamo, formale, poi la forma deve essere seguita da una stabile abitazione in Argentina. Presento questo modello, l'INPS farà tutte le verifiche del caso e nello specifico a questo punto non tratterrà più le ritenute IRPEF. Allora, abbiamo parlato di paesi che hanno appunto questi tipi di convenzioni, però proprio per essere chiari, precisi, se io vado in un paese in cui esiste una convenzione, ho automaticamente la certezza poi di pagare meno tasse? Non è detto, cioè si applicano le regole del paese in cui chiaramente abito, quindi devo anche qui attivarmi, devo verificare tramite chiaramente tutte le istituzioni, si applicheranno le regole fiscali del paese in cui vivo, quindi non è detto che la tassazione locale sia più favorevole. Noi, il nostro paese ha una pressione fiscale molto elevata, quindi non è difficile trovare paesi che prevedano una tassazione minore, ma devo verificare caso per caso le regole locali. Quindi insomma il consiglio sicuramente per chi volesse andare a vivere all'estero è di verificare bene e di studiare bene quelle che sono le regole del paese dove si vuole andare a vivere. Assolutamente, affidarmi anche a chi è in grado di supportarmi, aiutarmi e nel caso non chiedere all'INPS di erogarmi la pensione all'ordo, verifico caso per caso. Allora, riassumiamo, dovrebbe esserci anche un cartello riassuntivo. Gli italiani che vivono all'estero possono ricevere una pensione lorda senza ritenute fiscali a patto che? A patto che siano iscritti all'AIRE, vivono stabilmente all'estero per più di 6 mesi l'anno, a patto che lo prevede espressamente la convenzione per evitare la doppia tassazione e a patto che sia una pensione privata.